Ciao cari amici, oggi lancio un altro documentario sulle apparizioni mariane del XVII secolo del Sud America. Si dice che la Madonna appare solo ai cristiani, però non è verissimo perché, per esempio, appassa anche a un capotribù. È importante guardare questi documentari, anche se sono passati dei secoli da queste apparizioni, perché le persone devono capire che la Madonna dà soluzioni a problemi che apparentemente sono irrisolvibili. E di problemi in questi anni, in questi tempi, ne avremo davvero tanti. Cominciamo a vedere messaggi di apparizioni dal presente per capire cosa sta succedendo. Carbonia, Sardegna, messaggio del 2010. Tuttora si manifesterà nella grande furia dell'uomo di Satana, burattino nelle sue mani. Anguera, apparizioni Brasile 2005. Gli uomini del terrore causeranno distruzione e morte. Inginocchiatevi in preghiera. Luz de Maria, apparizioni Argentina 2015. La grande piaga del terrorismo continuerà ad avanzare sull'umanità di paese in paese, causando grandi stragi. Toni Laggetta, apparizioni Lecce 2015. Sarete perseguitati, sarete nella bocca dei cattivi, sarete odio dinanzi agli occhi di Satana, ma voi rallegratevi ed esultate e con fede nella preghiera supererete ogni cosa. Trevignano Romano, apparizioni Roma 2019. Figlia mia, la persecuzione dei cristiani a breve avrà inizio. Quindi fate tutti molta attenzione, prendete i miei consigli da madre e non giratevi dall'altra parte. Suor Erika, Germania, qui ha parlato della persecuzione ai cristiani da parte dell'Islam. La Madonna, attraverso la sua intercessione, abbrevierà la catastrofe. Ci saranno persecuzioni ai cristiani da parte degli estremisti islamici, ma non ai cristiani che ci sono in Giappone, ai cristiani in Italia, ai cristiani in Brasile, ai cristiani proprio di tutto il mondo. E queste persecuzioni si fermeranno grazie a un intervento della Madre Celeste. Se volete approfondire questo argomento, entrate nel mio canale. Ho creato una cartelletta intitolata Filmati interi, guardate questi video. Stanno arrivando le persecuzioni più crudeli, più pesanti della storia. Però le persone che si affidano alla Madonna, che si affidano a queste apparizioni mariane, che pregano la Madonna, che non voltano le spalle alla Madonna, saranno protette. Infatti, nel 1651, nello stato del Portuguesa, che è l'attuale Venezuela, erano andati i coloni spagnoli e la tribù della zona, la tribù locale, per paura di fare una brutta fine, era scappata nella foresta. Il capotribù ha visto la Madonna, è apparsa la Madonna. Però quest'uomo all'inizio non ha accettato queste apparizioni, quindi ha voltato le spalle alla Madre Divina. E cosa è successo? Dopo qualche giorno, quest'uomo è stato morso da un serpente letale, velenoso. Doveva morire, però improvvisamente, senza spiegazioni, è guarito. Quindi ha capito che la Madonna lo voleva veramente aiutare. In conseguenza ha accettato la richiesta della Madre Celeste e la tribù si è salvata dalla persecuzione. In questo luogo di apparizione poi hanno costruito una chiesa e tutt'oggi in questa chiesa si trovano pellegrini di varie culture, di varie etnie, religioni e pregano insieme. La Madonna è la nostra unica via di salvezza. Ecco,
dove appare la Madonna, le guerre e le persecuzioni si trasformano in pace, in unione, in vita, in salvezza. E ripeto sempre che di salvezza ne avremo un gran bisogno in questi anni, in questo periodo. Guardiamo questo documentario. Siamo nel 1651 in Sud America, più in particolare nella regione che diventerà poi il Venezuela. Quando la città di Guanare, capitale dello stato di Portuguesa, fu fondata nel 1591, la popolazione locale ebbe grande paura dei conquistadores. Le prime persone che abitavano questa regione erano chiamate Cospes e la maggior parte degli abitanti fuggì nella foresta. Gli sforzi per evangelizzarli non stavano funzionando. I Cospes associavano infatti i tentativi di evangelizzazione alla colonizzazione e alla perdita del proprio territorio. Nella sconfinata foresta vicino a Guanare viveva Coromoto, che era il cacique, ovvero il capotribù dei Cospes. Il 3 novembre del 1651 Coromoto e sua moglie stavano attraversando un fiume nella foresta, quando all'improvviso videro apparire una signora di straordinaria bellezza. Tiene in braccio un bambino e cammina sull'acqua. Vedendo questo spettacolo, il cacique rimane molto colpito e resta immobile. La bella signora gli dice quindi nel suo dialetto nativo: va alla casa dei bianchi e chiedi loro di versarti dell'acqua sulla testa, che ti permetterà di entrare in paradiso. Fino a quel momento Coromoto ha sempre voluto evitare i coloni spagnoli e il battesimo rappresentava per lui una forma di resa. Ma le parole gentili di questa apparizione lo hanno commosso profondamente. Coromoto si reca in città per parlare di quanto accaduto. Incontra un ricco colono di nome Juan Sanchez. Questo lo ascolta attentamente e si offre di accogliere la sua tribù sulla sua terra. Coromoto accetterà. Questi saranno catechizzati e quasi l'intera tribù chiederà il battesimo. Coromoto inizia però a comprendere come funziona il sistema di colonizzazione spagnolo e questo lo farà infuriare. Apro una piccola parentesi per farti capire meglio la reazione di Coromoto. Nell'impero coloniale spagnolo, il sistema utilizzato si chiamava encomienda, dal verbo encomendar, che significa affidare. Dietro questo verbo apparentemente innocuo, si nasconde infatti il raggruppamento su un appezzamento molto piccolo di centinaia di indigeni, costretti a lavorare gratuitamente in miniere, campi o per realizzare progetti di diverso tipo. Si trattava effettivamente di una forma di schiavitù adattata alle esigenze dell'America coloniale. Coromoto, che viveva con la sua tribù libero nella foresta, si rende quindi conto che da quel momento in poi sarebbe stato una sorta di schiavo degli spagnoli e per questa ragione rifiuta di farsi battezzare. L'8 settembre del 1652 Coromoto si trova nella capanna dove vive con sua moglie. È in procinto di fare i preparativi per la sua partenza con la cognata e un nipote. È certo di non voler restare a vivere sotto il giogo degli spagnoli e intende tornare a vivere nella foresta. All'improvviso la Vergine appare di nuovo nella capanna e tutti i presenti la vedono. Coromoto inizia a infuriarsi. Si era fidato di lei, vedendola si sente tradito. E per questa ragione scaglia una freccia nella sua direzione. La Vergine scompare prima che la freccia la colpisca. Coromoto nota quindi che un oggetto, una piccola immagine di soli 27 mm x 22, si è materializzato nelle sue mani.
Nonostante questa serie di eventi straordinari, Coromoto non cambia idea. È sicuro, deve andare nella foresta per ritrovare la sua vecchia vita. La Vergine apparirà quindi per la terza volta sulla soglia della porta della sua capanna, questa volta circondata da raggi luminosi. La cognata di Coromoto dirà che splendeva come il sole a mezzogiorno. Il capo è ancora arrabbiato e decide di distruggere l'immagine che gli è apparsa tra le mani, ma il nipote, vedendo questo, si precipita, recupera l'immaginetta e corre a casa del colono Juan Sanchez. Gli racconta tutto quello che è accaduto e gli mostra la piccola immagine. Sanchez la guarda attentamente e vede che rappresenta la Vergine Maria seduta che porta sulle ginocchia il bambino Gesù. Il bambino tiene il globo terrestre con la mano sinistra e benedice con la mano destra. Molto impressionato, Juan Sanchez espone l'immagine a tutti. La lascia in una casa aperta, in modo che qualsiasi persona possa venire a vederla. Accende quindi una candela in segno di devozione. Fu così che avvenne un altro evento sorprendente. La candela non stava consumando la cera e la fiamma continuava a riaccendersi. Si spegnerà improvvisamente 4 giorni dopo. Tutte queste meraviglie stanno provocando grande scalpore nella comunità e la moglie e la cognata di Coromoto lo pregano di convertirsi. Quest'ultimo, ancora bloccato nella sua rabbia e nel suo sentimento di tradimento, rifiuta di ascoltare e decide di andarsene. Inizia quindi a vagare per la foresta senza meta, finché un serpente lo attacca e lo morde. Coromoto conosce questo tipo di serpente, sa che il suo morso è fatale e che gli rimangono solo pochi istanti da vivere. È sdraiato sul pavimento pensando che siano giunti i suoi ultimi momenti. Proprio in questa circostanza, un'altra volta gli appare la Vergine. In questa occasione vede nel suo sguardo un amore potente. Sente la gentilezza della Vergine circondarlo totalmente. Si sente straordinariamente bene e finalmente capisce. Comprende il messaggio della Vergine, il messaggio indirizzato a lui e al suo popolo. Se fosse rimasto nella foresta, la sua tribù sarebbe sicuramente finita per essere massacrata dagli spagnoli. Invece, quello che aveva interpretato come un inganno da parte della Santa Madre era in realtà un messaggio di amore e di speranza affinché il suo popolo non solo potesse vivere, ma fosse destinato a realizzare grandi cose. Certo, il percorso offertogli dalla Vergine sarebbe stato difficile, poiché la sua tribù avrebbe dovuto vivere sotto il dominio degli spagnoli, ma avrebbero ricevuto un dono molto più grande, ovvero quello del battesimo. Coromoto si rende quindi conto che saprà avere la forza per dare un nuovo destino al suo popolo, invece di far sparire la sua tribù in un massacro. Farà in modo che i Cospes indiani diventino una delle comunità più ferventi del continente. Trova quindi la forza di rialzarsi nonostante il morso del serpente, e si dirige verso la città di Guanare. Tutti sono stupiti dal suo ritorno e la loro sorpresa è ancora maggiore quando vedono Coromoto chiedere il battesimo. Da quel momento abbraccerà totalmente la sua missione e dedicherà il resto della sua vita all'evangelizzazione dei Cospes, i quali, sotto il suo comando, si opposero ai conquistatori. Coromoto è un autentico esempio di vittoria. Invece di ascoltare il suo ego e far massacrare la sua gente, accettò di mettere Dio a capo della sua vita in modo che una causa più grande potesse trionfare. Juan Sanchez informerà quindi le autorità civili e religiose di tutti questi eventi. I testimoni delle apparizioni saranno ascoltati e la loro testimonianza sarà giurata di fronte alle autorità. L'immagine sacra sarà esposta nella chiesa principale di Guanare, dove rimarrà fino al 1887, quando venne costruita una cappella vicino al luogo delle apparizioni. Verrà poi inserita nella base di una statua lignea della Madonna col bambino che è ancora visibile. Questa sarà chiamata la Vergine di Coromoto.
la città di Guanare divenne un importante centro di pellegrinaggio. Il 7 ottobre 1944, Papa Pio XII dichiarò ufficialmente Nostra Signora di Coromoto patrona del Venezuela ed elevò il santuario a basilica. Per celebrare il 300° anniversario delle apparizioni nel 1952, la statua sarà incoronata. Papa Pio XII in questa occasione farà questa dichiarazione. Venerate la Vergine. Sì, veneratela, cari venezuelani. È lei l'aiuto fondamentale con cui la provvidenza ci ha portato il dono inestimabile della fede. Voi che d'ora innanzi avete la fede e siete figli di Dio di una nazione cattolica, venite davanti al suo trono di amore e di grazia, chiedendole che conservi questa fede per voi e la consolidi, libera da ogni influenza malsana che cerca in tutti i modi di metterla in pericolo. Nel 1976 è iniziata la costruzione del Santuario Nazionale di Nostra Signora di Coromoto, che sarà inaugurato da Papa Giovanni Paolo II nel 1996 ed elevato a Basilica 9 anni dopo da Papa Benedetto XVI. Attualmente Guanare è chiamata la Lourdes del Venezuela, dato che i pellegrini vi giungono in gran numero da tutto il paese. Coromoto è un autentico esempio da seguire. Di fronte a ingiustizie e massacri, conseguenze della colonizzazione spagnola, molti sognerebbero un salvatore che annienti tutti i nemici con grande feroce violenza. Ma come disse Gesù nella sua grande saggezza, tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Il vecchio Coromoto non aveva voluto né sentire né capire, ma grazie al meraviglioso amore della Vergine scoprì il modo più efficace per sconfiggere un nemico apparentemente invincibile. A prima vista accettò la sottomissione agli spagnoli, ma in realtà non lo fece. Egli semplicemente obbedì a Dio. Fu proprio questo a permettergli di fare del suo popolo una delle comunità più ferventi del continente. Di fronte al disprezzo, di fronte alla sofferenza, non si lamentava, ma accettava il suo difficile destino. E mentre Coromoto sembrava obbedire agli spagnoli e alle loro leggi tiranniche, in realtà divenne il loro istruttore, dato che i Cospes, con il loro fervore cristiano, saranno un esempio che evidenzierà la crudeltà delle pratiche di alcuni spagnoli. Pensi che sia questa la fine della storia di Nostra Signora di Coromoto? Ebbene, non è così. Ho un altro evento straordinario da raccontarti. Nel 2009, infatti, l'immagine è stata sottoposta a lavori di restauro e perizia scientifica. Quello che scopriremo è semplicemente incredibile. Questa preziosa reliquia risale all'anno dell'apparizione mariana al capo tribù Coromoto, ovvero il 1652. Come potete immaginare, è stata toccata da innumerevoli mani. Ha viaggiato molto e ha sperimentato condizioni climatiche terribili per la sua conservazione. È evidente che nel XVII secolo non c'erano quasi precauzioni quando la reliquia veniva maneggiata, e fino all'era moderna nessuno se ne preoccupò particolarmente. La consapevolezza è arrivata durante il 350° anniversario dell'apparizione, nel 2002. In effetti il degrado è stato tale che non si è potuto distinguere nulla se non delle macchie scure. È qui che nasce l'idea del restauro, ma ci vorranno tempo e molte discussioni perché questa idea si concretizzi. Anche se tutti sono convinti della necessità di rinnovare l'immagine, è importante non agire in modo avventato. Per questa ragione diversi esperti hanno espresso le loro opinioni ed è stato ovviamente necessario stabilire un budget, in quanto si tratta di operazioni molto costose. Infine i lavori inizieranno l'11 marzo 2009. Un team multidisciplinare di esperti interverrà per ripristinare l'immagine e consentirle di trovare un ambiente di conservazione migliore. Queste manipolazioni saranno anche un'opportunità per analizzare l'immagine e ottenere informazioni utilizzando tecniche moderne. Non descriverò qui l'intero processo tecnico, ma vi forniremo nella descrizione i collegamenti per tutti coloro che volessero approfondire. Mi concentrerò sui risultati delle analisi.
Come puoi immaginare, le reliquie sono sempre state una delle principali fonti di reddito per persone senza scrupoli. Per questa ragione esistono molti falsi. In tempi in cui le scienze erano meno avanzate, era facile per individui con parole piacevoli e morale dubbia spacciare un pezzo di legno volgare per un pezzo di croce, oppure un osso di pollo per le spoglie di San Pietro. Oggi le analisi danno risultati fattuali che consentono di avere informazioni precise sull'autenticità degli oggetti studiati. Un piccolo promemoria. Innanzitutto, la reliquia di cui parliamo è molto piccola. È alta circa 2,5 cm e larga 2 cm. Gli studi hanno dimostrato che l'immagine nel suo stato originale era più grande. Nel tempo è stata tagliata, ritagliata e sono presenti lacerazioni. Inoltre, i documenti più antichi riferiscono di misure più grandi. Gli esperti notano immediatamente che l'immaginetta è in pessimo stato e ha subito molte alterazioni. Il danno causato è direttamente imputabile alla mancanza di abilità nella sua gestione. Le lesioni peggiori sono dovute alle perforazioni e all'uso di adesivi quali le colle. Sono presenti infatti molti fori di ago nell'immagine e si ritiene che sia sicuramente una tecnica utilizzata per la riproduzione dell'immagine. Ovviamente, tali manipolazioni hanno avuto un effetto disastroso. Durante le prime fasi del processo è stato misurato il pH degli elementi che contenevano l'immagine. Il pH, come sicuramente saprai, è una scala che permette di misurare se una sostanza sia acida oppure alcalina. Gli elementi a diretto contatto con l'immagine erano di un pH 5, quindi piuttosto acidi, e non è proprio possibile che un tessuto o una carta si conservino così a lungo in un ambiente del genere. L'inchiostro che compone il disegno è probabilmente inchiostro di china. La cosa più sorprendente è che non vediamo alcun segno di disegno o scrittura sull'immagine. L'inchiostro è perfettamente solido, nitido e ha un leggero rilievo. Inoltre non sembra essere stato assorbito dal supporto. Questo è qualcosa che non trovi mai in un disegno o in un testo fatto con la china. Sarebbe impossibile per chiunque riprodurre questo effetto oggi, utilizzando strumenti disponibili nel XVII secolo. È come se l'inchiostro fosse apparso in una posizione perfetta, piuttosto che essendo stato depositato da una penna o da uno strumento di scrittura. Inoltre, il disegno è stato osservato nella sua interezza, in particolare dall'antropologo Nemesio Montiel. Egli osserva che quello che tutti consideravano il trono della Vergine è in realtà un intreccio di canne in cui si individuano simboli di origine indigena. È molto probabile che la Vergine non sia rappresentata in trono, ma davanti all'ingresso della capanna dove apparve a Coromoto. Questa immagine sarebbe in pratica una fotografia scattata al momento della sua comparsa. Nemesio Montiel indica anche che la sua corona è tipica di quelle utilizzate dagli indigeni. Nessuna delle immagini, siano esse dipinti o statue della Vergine di Coromoto, esprime fedelmente ciò che si trova effettivamente disegnato sulla reliquia. È un'interpretazione, ma non riflette affatto ciò che rappresenta. L'immagine è stata quindi osservata al microscopio e lì verrà scoperto un fatto ancora più incredibile. Come ti ho detto all'inizio del video, la reliquia è molto piccola, misura soli 2,5 x 2 cm. Se vuoi farti un'idea, disegna un rettangolo di queste dimensioni e vedrai che è molto piccolo per fare un disegno. Gli osservatori hanno quindi utilizzato un microscopio per fare zoom, in particolare sugli occhi. Gli occhi sono meno di un millimetro. Ad occhio nudo possiamo vedere soltanto dei punti molto piccoli, ma con il microscopio si possono chiaramente osservare un bulbo oculare, un condotto lacrimale, un'iride e un piccolo punto luminoso dove è stata osservata una figura umana dai tratti peculiari. Tutto questo in un unico punto di pochi micron. Gli scienziati avrebbero voluto dedicare più tempo ad approfondire queste osservazioni, ma purtroppo non hanno potuto prolungare la loro ricerca perché il tempo di utilizzo del microscopio era limitato.
Altro dettaglio interessante, i restauratori avevano stimato che lo sbiancamento dell'immagine avrebbe richiesto perlomeno 4 giorni. Di fatto questo richiese solo 18 minuti. La conclusione di tutte queste osservazioni è abbastanza semplice. Gli esperti non hanno potuto determinare con quale tecnica sia stata prodotta questa immagine. Allo stato attuale delle loro conoscenze, nessuna tecnica conosciuta consente la creazione di un'immagine simile. Lascio l'ultima parola a Monsignor José Sotero Valero Ruf, vescovo di Guanare. Oggi, con i dati che abbiamo, possiamo dire con grande gioia che la santa reliquia di Nostra Signora di Coromoto è assolutamente autentica. Si tratta di un dono del cielo preparato dalla Beata Vergine per il popolo. Rendiamoci conto che questa reliquia è un oggetto straordinario. Quella che potrebbe sembrare una leggenda è davvero un fatto reale ed è supportato da prove fisiche che sono al di là di ogni sospetto. Solo la Madonna ci può salvare dalla fame, dalla carestia, dalla peste, dalle malattie, dalla guerra, dalle persecuzioni dell'Anticristo. Mettiamo in pratica il messaggio della Madre Celeste. Uniamoci a recitare il Rosario, tutte le sere alle 21. Pratichiamo opere di carità a favore dei bisognosi. Diffondiamo la verità, i messaggi di Maria. Per info e contatti, consacriamo la Russia a @gmail.com. Non dimenticarti di abbonarti al canale, cliccare sulla campanella e mettere mi piace al video. Così potrai contribuire anche tu a diffondere i messaggi.